Parenti, familiari, amici o colleghi, se non siete direttamente coinvolti, conoscerete sicuramente qualcuno alle prese con l'influenza di stagione, sbalzi di temperatura, quelli a cui stiamo assistendo in questi giorni, o la semplice presenza di un contagiato nei vostri paraggi, numerosi fattori che possono costringervi a letto. Non sono pochi i siciliani alle prese con febbre, tosse e dolori articolari che ricorrono all'ausilio del 118, con picchi del 60% delle richieste complessive, dei pronto soccorso, oltre che di medici di base e di farmacie. Si sta a letto perché la febbre, vomito, andare in bagno, proprio è una peste, una peste. Io ho fatto il vaccino e quindi non ho avuto né raffreddore né influenza, non ho avuto niente, sono stato benissimo. Mia nipote l'ho avuta, è andata fino in ospedale 3-4 volte perché la febbre forte, 40, convulsioni, è svenuta, insomma è stata un po' bruttina per lei. Quando c'è il periodo non me ne viene, mi viene quando non è il periodo. Come si evolve l'influenza di stagione? Con una sintomatologia purtroppo abbastanza forte, pregnante, febbre alta, e infatti gli antibiotici sono sicuramente uno dei rimedi che sono consigliati dai medici nei pronto soccorso. Le farmacie sono state davvero prese d'assalto. Ci sono stati momenti nei quali la coda all'interno delle nostre strutture nella provincia di Palermo, in tutta la Sicilia, è stata veramente, veramente lunga. Sembrerebbe che il peggio debba ancora arrivare, essendo una forma abbastanza forte che potrebbe arrivare dall'Australia, e questo anche dalle cronache di questi giorni preoccupa gli istituti che si occupano di ricerca in questo caso.